Cari amici di Telebari, benvenuti ad una nuova puntata di Tempi Supplementari. Un'ennesima puntata canterina, perché il titolo è The Voice. Prego la regia col video introduttivo e poi presentiamo l'ospite in studio. Era un estratto del film Mio Cognato meraviglioso, il regista Alessandro Piva è stato nostro ospite, sì. Una voce straordinaria, quella dell'attore protagonista, un cantante molto famoso nella zona di Polignano, un cantante da battaglia, cresime, comunioni, matrimoni. Questo dimostra che non è importante il nome che si porta, ma la voce che si ha dentro. Sì, The Voice, d'accordo. Non a caso, è la voce. Ne parleremo con te, Francesco Zenzola. Giulietta e Romeo o Romeo e Giulia? Abbiamo quadrato in entrata Giulietta e uscita. Romè, Giulietta, sì, ma è uguale. Giulietta comunque, e Romeo, non ma io ti so grande tifoso juventino. Sì, molto. E allora approfittiamo della situazione e The Voice, che è il titolo della puntata di oggi, vuol domandare a nome di tutti quanti, tecnici, conduttore, ospite, al mister Antonio Conte come si sente per questa annata. Com'è questa annata? È un'annata, devo dire, buona, straordinaria. Devo dire che adesso sta piovendo, però è stata un'annata straordinaria, una stagione straordinaria. Adesso sto cercando di contattare un giocatore che purtroppo ieri ho fatto questa riunione con Agnelli, Paratici e Marotta. Non ha litigato, vero? Non ha litigato, mister? No. Ma che minchia dice? Io non litigo mai con nessuno, tutto al più mi incazzo, ma non è che litigo. Mister, ma la sento senza voce un po', che è successo? Per forza ieri mi hanno fatto alzare la voce, perché non capivano. Purtroppo non stanno capendo niente dei giocatori che voglio. Adesso ho parlato con Ancelotti, che è qui accanto a me. Me lo passa Ancelotti, mister, scusi, perché Ancelotti è più calmo di lei, quindi... Io passo subito. Grazie. Buonasera a tutti. Carlo, finalmente una voce serena, calma, pacciosa, finalmente, insomma, un personaggio meno irritato e suscettibile, ecco, dalle voci dei media. Sei sempre molto sereno. Sì, devo dire che sto molto bene. Sono qui a Paris Saint-Germain, sto tanto bene, insomma, sono tanti giocatori importanti. Quest'anno abbiamo vinto un campionato. Devo ringraziare tutti i giocatori che ci sono stati, che hanno fatto molto bene. Ringrazio lo Sceicco. E quindi devo dire, insomma, a Paris Saint-Germain ci sto bene, anche se mi ha chiamato Real Madrid. Però a Real Madrid sono stato chiaro, io ho bisogno di nuovi stimoli, e allora il Madrid mi ha garantito che mi prenderà, se voglio nuovi stimoli, mi prenderà Kakà, Diarra e Strunz. Vabbè mister, comunque il campionato francese è molto facile, cioè non ci vuole niente, lo vinco anch'io. Sì, è molto facile, ci sono grandi giocatori, ho un campionato vicino, però insomma facile soprattutto mister, quando vai nelle trattorie. Mister, però alla Juve, Antonio Conte ha fatto, insomma, 2 anni, ha vinto 2 scudetti. Lei no, è più forte Conte di lei. Vabbè, lui non ha trovato piogge di Perugia, non ha trovato cambiamenti di regolamento del campionato. devo dire, ha fatto molto bene. Conte è un po' il mio erede, perché ha giocato un po' nel mio stesso ruolo.
Io però, mister, io so che siete tutti nella stessa stanzetta. Io vorrei parlare con lui. Io vorrei parlare con l'uomo più irascibile del mondo, anche più di Conte. Vorrei parlare di una persona che litigherebbe in una stanza piena di specchi, guardandosi. Mi passa Ibra? Sì, un attimo, ora sta dormendo, un attimo Ah, che glielo dorme a faccio. quest'ora. A quest'ora dorme lui. Ma Zlatan! sì, lascia stare, penso io. Stavo dormendo e stavo facendo, penso ho fatto molto bene quest'anno. Qualcuno mi ha fatto ingazzare, però io ho mandato ospedale, quindi Esatto, è andato io. all'ospedale, ma non è un senso di colpa per Leonardo, no, niente. No, io ho senso di colpa, io assolutamente no, è lui che ha senso di colpa con me, Ah, giustamente. io non avrei colpa con lui. Ma vai alla Juve o Ma lascia stare, io costo troppo, non c'è Allora, io problema. non so quanto costa Ibrahimovic, io so che avere la fortuna di avere come amico e come ospite all'interno di un programma radiotelevisivo come il nostro, David Pratelli, è una fortuna impagabile. Benvenuto, David! Grazie, grazie a voi. Ciao, Come state? complimenti, Tutto David! bene? Tutto bene. David, Ciao Francesco, ciao, ciao. complimenti! Complimenti. Ho saputo del teatro, fa Giulietta e Romeo. Ma lui Sì. che parte faceva? Tebaldo, Lui faceva Tebaldo. Tebaldo. Ma Ah, è un ho po' capito. particolare, è tutto in dialetto È tutto in barese. dialetto. Ah, Io non ho capito praticamente niente. tutto Sì. in dialetto barese. Ho capito, mi immagino che Giulietta e Romeo che fa, oh Romeo, porca puttana maledetto, Esatto. tutte queste cose qua, capito? Guarda, Ho capito. serviva Antonio Cassano come maschera a teatro Certo, per spiegare certo, certo. le cose. Salutiamo Lallo Circosta, che è un imitatore fantastico, oltre che un amico di Davide e di Antonio Cassano. David, allora tu in 5 minuti ci hai fatto sorridere. Già di questo ti ringraziamo perché sei Ma un figurati. dispensatore di serenità, che è una cosa molto Grazie. difficile da trovare al giorno d'oggi con le tue imitazioni. Grazie, Io so che tu, oltre a tanta serenità, hai scaricato anche tanta adrenalina con uno scudetto numero 31. Ti so, sì. Sì. grande appassionato di Juve, leggiamo spesso le tue interviste su Tutto Juve. Ti facciamo i Sì. complimenti per le analisi, che non sono da attore comico, ma quasi da collega. Cosa pensi di questa stagione? Soprattutto, Conte resta.